Sono tutto, tutto vostro. Mi piace quel vostro bel visetto e quei capelli così lisci e quel... Scusate, poteste farmi un piccolo favore, signora suocera? Dite, dite. Non è che potete andare di là, che mi mettete soggezione. Scusa. No, figlia mia, porta pazienza. È un po' scemo, ma ha tanti soldi. Guardate la sorte a chi dona i suoi favori. Signor Genero, riverisco. Riverisco. E così la sposa saremo marito e moglie. Con il vero. Ah, bella, marito e moglie. E come fa così imparato lei? Ma parliamoci chiaro. Allora, mi accettate come vostro marito? Sì, signore, mi accetto. Oh. E io vi accetto come mia moglie. Che bisogno c'è di fare tante formalità? Questa è la cerimonia più bella del mondo. Ma adesso il matrimonio non è ancora fatto. Ah, no? E cosa ci vuole per fare un matrimonio? Oh, si vogliono tante cerimonie e formalità. Allora torno a Bergamo, dove lì basta volersi bene. E tutte le cerimonie si fanno tra moglie e marito. Vabbè, ma torna a dire che qui si vogliono altre formalità. No, ma insomma, ma quando finiranno mai queste formalità? Ci vorranno 2 o 3 giorni. Ma figuriamoci se aspetto tanto. O facciamo subito o non facciamo niente. Questo è differenza che fate della mia persona. Ma sapete quante donne vorrebbero essere disprezzate in questa maniera? Vi sembra disprezzare voler concludere un matrimonio? Ma che diavolo, non potrete aspettare un giorno? Oh, ma insomma, ma non possiamo concludere le cose tra noi e poi andiamo appresso le cerimonie anche per un anno intero? Signor Zanetto, mi pare che voi vogliate prendermi gioco di me. Beh, certo che voglio divertirmi, ma con il matrimonio. Appunto, lo farete a suo tempo. Chi ha tempo non aspetti tempo, dice il proverbio, e su via. Non fatemi stare in pena. Non azzardatevi. Cosa volete che succederà mai? Abbiate giudizio. Va bene, giudizio.